Mio bambino piange, devo allattarlo, implora Cesira ai fascisti che l'hanno catturata all'alba. Ma quelli non cedono, fanno gli spavaldi, vogliono terrorizzare quei contadini figli della terra. Prima tocca ai carbonari, prima a destra del Musone, ignari sulla porta, è ora di colazione. Hanno già governato le bestie e guardano in cielo una pioggerella fitta e fastidiosa che inzuppa la terra nei campi. Gli sgherri irrompono improvvisi, gridano, minacciano, li sbattono in fila sul muro, puntano i fucili sui petti, rovistano, urlano. Che nessuno si azzardi a fiatare. Non troveranno nulla qui da noi, state zitti che poi se ne vanno. Ma quelli gridano, colpiscono tre volte sui petti con la canna del fucile. Tu, fuori! E si prendono Nazareno, che è il padre, ha 44 anni ed è nel pieno delle sue forze e pensa che non sia vero ciò che sta accadendo. E si prendono Mario, suo nipote, che di anni ne ha così pochi, appena 17, ma non basta. Si prendono anche Cesare, che di anni ne ha pure di meno, ma è alto e robusto che sembra una quercia di queste parti. E gli altri a casa restano ammutoliti da questa violenza insolita che li ha strappati dentro. E già gli sgherri sono lontani, spintonano il padre, i suoi figli. E Cesare sarà pure una quercia, ma è pur sempre un ragazzo, è impaurito, singhiozza, piange. Non si sbaglia ad avere paura. E gli sgherri sono già oltre il Musone, sulle case alte di via Gangalia, irrompono dai Nicoletti. Stesso terrore, trovano un vecchio fucile da caccia appeso al muro in bella mostra, che mette paura sì e no alle quaglie. Ai fascisti non pare vero, danno addosso a Domenico, che è il padre, e poi strappano via anche la giovane nuora. Cesira è una giovane madre di 27 anni e ha un figlio di poco più di un anno che lei ancora allatta, ma la spingono via. Compare allora sulla porta un fantasma sporco di terra e di fango, stremato dalla pioggia e dal freddo. È Luigi, il figlio più giovane di Domenico. È già ricercato. I fascisti dicono che è in età da soldato. Ha 18 anni, tutta la notte è rimasto nascosto in un fosso ed è stremato, cerca soltanto una pausa, ma se lo portano via. Scendono già per la collina, poi risalgono la valle tutto il giorno a razziare altri contadini. Il Musone e l'Esino sono sotto rastrellamento. Durante il giorno hanno già ucciso un ragazzo di 22 anni, Umberto Carletti, un carabiniere, che vive nascosto perché non ha voluto servire questa specie di governo repubblichino che collabora con gli occupanti stranieri. Non è a questi che lui ha giurato fedeltà. Un colpo di mitraglia lo colpisce alla nuca. Cade a terra, tra l'erba dei campi, lo trasportano in ospedale, ma è già morto. Durante il giorno gli sgherri hanno risalito la valle e razziato persone, poi sono tornati indietro e alla sera sono all'inizio di Via Torre, presso l'Esino. Hanno caricato tutti su un camion per tradurli ad Urbisaglia. Lasciano a terra soltanto i carbonari e i Nicoletti. Non li portano via, sono sfiniti. Ora si torna a casa, pensa Nazareno, che già si distende, rassicura gli altri, nella tasca ha le cartine e il tabacco e si prepara addirittura una sigaretta. I camerati tedeschi stanno dicendo, ora basta, mandiamoli a casa. No! Rispondono i fascisti che vogliono mostrare a tutti di cosa sono capaci, sono inflessibili e feroci, sono ottusi come tutti gli aguzzini, vogliono dare una lezione, dicono. Cesira protesta, implora di essere mandata ad allattare il suo piccolo, è affamato. Cesira ha sentito il suo pianto tutto il giorno dentro la sua testa, ma quelli ridono, la sfottono, non ci credono. E allora Cesira mostra il petto che gocciola latte. E i fascisti si fanno sorprendere, anche i tedeschi dicono la loro e la lasciano andare. Lei da sola esce nel buio umido della notte e carica di ansia si affretta su per la strada che risale il colle. È frastornata, non sa ancora che cosa deve pensare e non sa ancora nulla di cosa sta accadendo.
Uno sparo, assassino e traditore, scoppia all'improvviso nell'aria e percuote il buio della collina e percuote anche il suo petto colmo di latte. I suoi passi si bloccano qualche secondo e anche il respiro si blocca. Ed ecco un secondo sparo, uno sparo alla volta, li stanno giustiziando. Ecco il terzo, il quarto. La quinta è una raffica. Forse il Nazareno, tradito nelle assicurazioni che poco prima ha dato agli altri mentre fumava la sua ultima sigaretta, deve aver tentato qualcosa e gli hanno scaricato una raffica. Ora Cesira è a casa, ha il figlioletto tra le braccia, attaccato al petto, e piange. Tenta di cantargli una nenia, ma non sente uscire nulla dalla sua voce. Lacrime e latte, è questo oggi il sapore della vita. Fiore di latte, non so cantare nulla questa notte. Chiedo scusa al mio bambino innocente, se un latte di lacrime inghiotte. Io non so neanche piangere, sto sveglia. Sognalo tu un domani più accogliente. Non so che troverai al tuo risveglio. Non so cantare nulla questa notte. Chiedo scusa al mio bimbo innocente, se un latte di lacrime inghiotte. Se un latte di lacrime inghiotte, non so neanche piangere, sto sveglia. Sognalo tu un domani più accogliente, non so che troverai al risveglio. Non so che troverà il tuo risveglio, ma letto me ne do. Dentro il letto. Come gli nascondo il mio dolore? Questo nessuno mai a me l'ha detto. Il destino mai deve essere duro. Sogna tu un domani con più amore. Non so immaginare il tuo futuro. Il mio bimbo dorme dentro il letto. Come nascondo il mio dolore? Questo nessuno mai me l'ha detto, questo nessuno mai me l'ha detto. Il destino mai deve essere puro, sognalo tu un domani con più amore. Non so immaginare il futuro, non so immaginare il tuo futuro. Ma la mano, campo per lui, non fategli male. Io sono forte il suo guardiano. La vita non deve essere mai brutta. Ti insegnerò ad essere leale. Adesso dormo anch'io, sono sfinita. Il bimbo dorme, mi stringe la mano. Piango per lui, non fategli male. Io sarò forte il suo guardiano, io sarò forte il suo guardiano. La vita non deve essere mai brutta, ti insegnerò
dormo, anch'io sono sfinita. Adesso dormo, anch'io sono sfinita. A letto me ne va. Tutti gli angioli mi amano. Guarita capo, guarita via. Sarà tutti fra me. Oh, la Madonna che me madre con Gesù Cristo che me padre. San Giovanni che me parente, non mi ho sicura. Nel pomeriggio di martedì 1944, una squadra di soldati tedeschi e fascisti fermò a Jesi una ventina di ragazzi intenti a discutere tra loro lungo via Roma all'altezza dell'edicola del Crocifisso. Le forze nazifasciste bloccarono gli accessi della via e fecero mettere in fila i giovani per poi obbligarli a incamminarsi verso Villa Armanni in contrada Monte Cappone, dove si era acquartierato da qualche giorno il loro comando. Giunti alla villa, i rastrellati furono perquisiti, minacciati, bastonati. Poi li fecero sfilare davanti a una porta, al di là della quale, al buio, si suppone vi fosse il comando fascista, insieme ad una spia, una ragazza di Fabriano, in base alle cui indicazioni i giovani vennero suddivisi in due gruppi. Una parte fu rilasciata e rimandata a casa, e sette furono trattenuti. Armando Angeloni, Luigi Angeloni, Vincenzo Carbone, Francesco Cecchi, Calogero Grasceffo, Alfredo Santinelli, Mario Saveri. A nulla servirono le grida di dolore e le implorazioni. I giovani furono seviziati e torturati, tanto che quando vennero condotti in un vallone a circa 200 metri di distanza dalla villa sarebbero apparsi irriconoscibili per le violenze subite. Furono uccisi con qualche scarica di mitraglia e finiti, secondo le testimonianze, con i pugnali e i calci dei fucili. Quando i ragazzi liberati fecero ritorno a casa, impauriti e senza notizie sulla fine dei loro compagni trattenuti, alcuni familiari, sempre più preoccupati per la sorte toccata ai loro congiunti, si recarono a Monte Cappone. Ma di fronte alle loro lagnanze i fascisti risposero solamente che lì non c'era più nessuno, che erano stati tutti liberati già da tempo. I contadini della zona, che avevano sentito e visto tutto, erano completamente terrorizzati per l'accaduto. Il giorno dopo i reparti fascisti ripartirono con tutti i mezzi, dopo aver mostrato, secondo le testimonianze, grandi ritratti di Mussolini nel corso di un grottesco corteo per le strade cittadine. Fu solo dopo la loro partenza che i familiari tornarono nuovamente a Monte Cappone, dove questa volta scoprirono finalmente i cadaveri dei loro ragazzi, gettati dentro un fossato. Non restava da fare altro che dare loro una dignitosa sepoltura. Grazie.
carbone.